Il momento dell'ospite, di chi si tratta oggi? Beh, lo abbiamo visto al cinema con Non essere cattivo di Claudio Caligari, Sulla mia pelle di Cremonini, A piedi scarsi di Emanuela Fanelli, in Il primo re di Matteo Rovere, ma anche in varie serie TV come Suburra e Diavoli. Abbiamo il piacere di avere qui con noi questa sera Alessandro Borghi. Pezza alla pubblicità, ma torniamo subito. Grazie mille della tua partecipazione. Alessandro Borghi non ha probabilmente bisogno di presentazioni, forse, no? Ma noi comunque abbiamo fatto fare la scheda di Alessandro Gori su di te, la visioniamo assieme. Alessandro Borghi nasce a Roma nell'86, esordisce al cinema nel 2011 con il film 5, ottiene poi ruoli da coprotagonista in Roma Criminale, Suburra e Non essere cattivo. Ma tutto questo non è importante, io non so perché Alessandro, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti e so che tu sei soltanto il povero schiavo di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Ma tu non sei pazzo come la gente dice, la tua fantasia, i tuoi sogni ti hanno preso la mano e governano il tuo agire. So anche che in questo momento ogni tanto cerchi di combatterli, noi vogliamo aiutarti a farlo. Io so che il passato ti ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando ti deciderai a liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io ti aspetterò. E questo era Alessandro Borghi. Grazie, grazie. Alessandro, tu attualmente sei uno, lo saprai, sei uno degli attori di punta del panorama italiano. Grazie. E la tua fama è dovuta sicuramente alla tua bravura, che indubbiamente c'è, anche ai ruoli interpretati, e poi, diciamolo, sei anche considerato un sex symbol, perché comunque sei un bellissimo ragazzo e questa cosa... raga? M'ha fatto ridere che ho detto bellissimo ragazzo, è una cosa che... Continua, continua. Vai, vai. Non è che se mo sono maschio non posso dire un altro maschio che è bellissimo, ragazzi. È una cosa che è stata era scritta. Però ma una... tranquillo. Scusa, sennò gli ferite. No. Non è una cosa. No, non è una cosa che penso. Cioè, non è che io penso che sei un attore bravo, a me quello interessa, perché poi piacciono le donne come. Sì, ma sta, come i ragazzi della band. No, gli ferite che l'ho sì, detto. Ma cioè, sta... a me non mandava neanche di dirla sta cosa. Effettivamente questo lo dissi. A me se devo sì. dire che. Vabbè, che bel ragazzo è, non è che me l'avete non fatto c'è dire. Problema, non c'è alle problema. Alle attrici non gli ho mai detto bella ragazza, lo devo dire Alessandro Borghi, così sembra pure che... Comunque a me fa piacere. No, ma ti ripeto, non è una cosa, tu sicuramente lo sei, se lo dicono è vero, è che lo dico io pare che so... No, mentre non... mi fa piacere pure se lo dici tu. No, sì, certo, ti ringrazio, però ecco, insomma... Lo... Vabbè, mo, detta così sembra che io ho paura di sembrare quello che non sono, ci ripeto, però pure se fosse non sarebbe un problema perché... C'ho comunque un sacco di amici a cui piacciono i maschi, amici gay, certo. Quindi per me non sarebbe un problema. Semplicemente l'ho detto perché non perché lo penso, ma perché c'è scritto. Va bene, va bene. Dai, scusa Alessandro. Dicevo, la tua fama ti ha portato a fare dei ruoli molto importanti nel cinema italiano. E adesso con questa serie Diavoli tu anche... Quanti ruoli? Beh, lo no, saprei no, meglio... quanti amici gay? Non ho capito. Quanti amici gay? Perché... È una roba che... Cioè, di solito, sai, è una cosa che si dice così, invece ci credo io pure, c'ho un sacco di amici gay. Ah, vedi? Quanti? Appunto, quanti sono? Quanti? Sono tanti. Tanti amici gay. Tanti. E dicevo, hai interpretato... Ma tipo quanti, però? Scusa, tanti. Non è no, che... No. Beh, quanti sono tanti? Su una base io avevo 100 amici... Che sono tanti, comunque, 100 già. Amici, sì. Sì. Tra la scuola e magari frequentazioni dopo, anche amici di amici. E di questi, gay saranno... 20, non lo so. Beh, 20? Pochi? No. 30? So, no, numero... 30. Numero 30. 30 amici. 30 o 20? 20, di cui 10 hanno il fidanzato e quindi... Quindi 30. 30. Poi i fidanzati sono diventati automaticamente amici miei. Certo, ok. Dicevamo, però, tipo, ruoli internazionali. Cioè, no, scusami, sì. Per capire, perché magari, cioè nel senso, Roma, si dice Roma è piccola, cioè, sì. Ti pare che io ho veramente tantissimi amici gay.
Sì. Dimmi qualche nome, sicuro ne conosco qualcuno. Ah, per dire, magari sono gli... No, ma non so gli stessi. Ma perché vale, i miei sono proprio... Non conoscono il mondo degli attori. No, ma non c'entra niente, neanche io frequento il mondo degli attori. Sono sicuro. Sicuro che ne conosco qualcuno. Butta due o tre nomi, quello che... Allora, molti stanno in Erasmus, quindi non... Ok. I nomi vuoi sapere? Dai. Mario? Mario, che comunque non è un nome da gay, insomma, si può dire, no? Non particolarmente. No, infatti sì. Spesso ce lo prendiamo in giro. Cioè, non è che lo prendiamo in giro, glielo diciamo senza prenderlo in giro. In che senso? Gli diciamo, Mario non è un nome da gay, poi se fosse non c'è niente di male. Ah, ok, perfetto. Mario. Allora, che invece faceva ridere che tu dicevi, guarda, è incredibile perché tu hai un nome da maschio e Mario. Invece non lo è. Sei gay. Sì, sì, poi ce n'è un altro che è... Stefano... Bianchi. Ciao Bianchi. Stefano Bianchi. No, non è quello, un altro. Se lo conosci, no, non è. No, ma non era così. No. E poi sono tanti, dai, mo non me li ricordo. Cioè, me li ricordo... Giovanni... Seggioli. Cambiamo magari argomento. Sì, sì. Allora, ruoli internazionali importanti. L'ultimo, pensa sicuramente, più chiaro è quello di Diavoli, dove proprio sei tu che parli. Scusa, ma non li possiamo chiamare? Questi amici? Sì. E non so se stanno svegli. Che senso? Qualcuno sveglio ci sarà? Dai. Ci muoviamo un po'. Dai, ma che ci freghiamo di tutte queste domande? Spieghiamo. Dai. Non so se ci hanno, se no Instagram, cioè, Facebook, no, roba. Non c'hanno Facebook, non c'hanno niente. No. C'hanno paura che... Beh, sai com'è, magari, che ne so, uno gli scrive un commento omofobo e... Non è che so quelli che rispondono per le rime. Ci rimangono male. Allora, tu sai che c'è niente Facebook. Loro stanno solo, sono solo miei amici. Sono tanti, sono più di 30. Sono miei amici, non li conosci. E non c'ho, poi c'ho il telefono, ce l'ho pure... Sta là. Posso andare a prendere? Dai. Scarico, non l'ho messo in carica prima, quindi niente, dai. Ruoli internazionali. Sì, no, questa è la mascherina. Grazie. Prego. Per chiamarli, dici? Certo, scarico. Ah, no, questo è quell'altro, quello del modello nuovo, fammi questo vedere, è quello vecchio, scusa. Dicevamo, ruoli internazionali. Tu hai interpretato dei ruoli di personaggi italiani. Questo. Grazie. Sì, questo è... va bene. Che ha fatto? No, non c'è la presa, non c'è la presa, quindi non... Per carica? Sì, ah, quindi aspetta. No, lasciamo perdere. Dai, li chiamiamo un'altra volta, sì. Ti mando un messaggio da il power bank, credo. Ok. Carichissimo. Vero? Lo sai. Poi ce l'ho sempre, se sa mai, no? No, infatti, certo, vedi. Giustamente. Qual era questo? Ah, ok. Devo... Vai. Ma sono talmente tanti che ho l'imbarazzo della scelta. Ne chiamo uno. Segui sì, però. Quello che ti sta più simpatico, insomma. Tutti. Ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire. Tutti. Aspetta. Vai. Giulia. Ciao, senti, mi dai il numero di... No, scusa, sto in diretta, sì. Ah, sì, lo stai guardando. Mi serve il numero di tuo cugino, quello che è venuto al compleanno tuo 2 anni fa. Ti ricordi che gli avevamo fatto... No, quello che pigliavo per culo. Ah, sì, è quello, mi devi dare il numero. No, perché devo fare una cosa, sto a fare un'intervista. Me lo mandi per messaggio, lo chiamo adesso. Poi ti spiego. Grazie, ciao. Ma che lo chiami Giulia per una cosa così, per piallo per culo, tipo una cosa vostra? No, questo era il credito, che controllavo il credito, ho chiamato proprio l'azienda per farmelo dare, il credito, per essere sicuro che faccio una telefonata, magari ci posso stare un po' più tempo. Certo. Ecco. Staccato, ma ce l'hanno tutti a staccato a quest'ora perché vanno alle feste. A proposito di feste, musica, tu hai una canzone preferita, Alessandro? Una canzone che ti piace particolarmente? Girl from Ipanema
Però la versione quella cantata col figlio di Craxi alla chitarra, quella è una roba... Girl from Ipanema col figlio di Craxi alla chitarra. Ragazzi, ce l'avete la Girl from Ipanema con Bobo Craxi alla chitarra? Io me li ricordo così così, però vai. Ci proviamo. Prego. Grazie Bazzanicchi, grazie Bobbo. Alessandro, tu sei un attore romano e nasci appunto a Roma. Sei nato, comunque mi hai sempre detto, io vengo dalla strada, intendendo però quale? Beh, io Roma Sud, poi ho frequentato molto, non so, la Borgata, ho frequentato, possiamo dire, insomma, Trullo, Magliana, robe interessanti. Sono stati anni difficili? No. Senti, io immagino un'infanzia del genere, insomma, essendo anche te come me di questa città, ti avranno rovinato la vita da giovane col tuo nome, l'avranno fatto mille battute, Borges, Borghi, no? No, mai. Mai. Scusa un attimo. Senti, colore preferito? Verde. Verde, pure te. Siamo sempre qui con Alessandro Borghi. Oltre ai tanti film e serie TV che hai fatto negli anni, tu sei comparso anche in diversi videoclip, tra cui il videoclip dei Negramaro, ben due videoclip di Negramaro. Senti, una curiosità che tutti noi abbiamo. Come mai molti attori italiani, del panorama italiano, sono amici del cantante di Negramaro? Io non me lo sono mai chiesto. Giuliano è una persona... Giuliano si chiama, non sì, è cantante di Negramaro. È una persona carina. E poi comunque quando stai all'inizio, essere amico di Giuliano fa figo, no? Pensi che Giuliano sappia questa... Mi permetto di chiamarlo Giuliano, anche se non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo. Ma Giuliano sa di essere così tanto amico di persone famose? Ti spiego, io ogni volta che vedo un personaggio famoso da qualche parte a mangiare una pizza, una mela o qualcosa, c'è sempre con lui il cantante di Negramaro. Come... Cioè, lui lo sa di avere così tanti amici importanti o è un caso? Oppure pensa di avere degli amici e poi alcuni effettivamente sono più importanti? No, io penso che lui sa quali sono le persone che sono veramente amiche sue. Secondo te, lo so che è una domanda che dovrei fare a lui, il cantante di Negramaro ha mai avuto il dubbio che qualcuno non fosse proprio amico suo? No, qua non culi a Giuliano. No. Prego? Io non è la persona. Ma quello... Cioè, nel senso, un VIP come potrebbe essere Patrizio Roversi, è più facile che sia amico di una persona comune come il signor Torpedine o di Giuliano Sangiorgi? Forse Giuliano Sangiorgi, forse sì. Tu hai conosciuto Emanuela Fanelli, l'attrice e regista che viene dal teatro. Ne hai una buona opinione, sì. come tutti noi. Ecco, lei è la nostra... noi ci diverte chiamarla quota rosa, perché dà questo tocco, diciamo così, in gonnella al nostro programma, che, come molti programmi, è maschiocentrico. Lei è stata una regista e con te ha recitato in A piedi scarsi. Come ti sei trovato? Innanzitutto, com'è stata l'esperienza di piedi scarsi? Beh, io, Emanuela è un'attrice straordinaria, poi... C'è questa cosa, sai, io l'avevo sentita soltanto raccontare sui set, sai, aneddoti degli americani, tipo queste robe qui, tipo Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut, no? Di quando poi sul set rischi sempre, no? Però per fortuna comunque, alla fine siamo due professionisti, quando abbiamo visto che le cose stavano prendendo un'altra piega, abbiamo fatto un passo indietro. Ho capito, allora guarda, la volevo far ovviamente entrare in studio con noi perché ha un nuovo esperimento che sta portando avanti. A me piace chiamarla la Anna Magnani di noi romani. Emanuela Fanelli, prego.
puoi stare ore a chiedermi di non andare fuori dal love, o forse era un altro locale, sono un po' strano. Ti amo solo quando veniamo, quindi perché mi spostano in giro? Dimmi cazzo ne sai di me. Ora vado a divertirmi, è una cosa comune dormire con altre persone. Forse non ci sarò il venerdì a Loreto, se chiami non risponderò. Mi ami, dimmi di no, tradire fa ridere, ti prego non dire no. Ora che non ho niente mi difenderò dalla fiducia che non avevo e non ho. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride, che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò, come non lo so. Dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes, prenderò un treno perché ne so, questa notte mi perdonerò, nelle tue rapide non cadrò. Cosa farai se alle spalle lascerai Milano? Chi prenderà la stanza bianca al primo piano? Non ci pensare, il ricordo è peggio dell'ade. Ripenso a quei pomeriggi al lago, fumando e cantando piano, mi chiedo se ritornerai, nonostante i miei mille guai, mi chiedo se ritornerai, ah, con il solito paio di Nike. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride, che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò, come non lo so. Brava, brava Emanuela, questa è un... Ah, se Riccardo batti un microfono. Ah. Grazie. E ecco, questo era un po' un omaggio per voi, per Alessandro soprattutto, te la dedico. Tu magari mi conosci come attrice, beh, non solo, anche danzatrice, performer, più che altro da quello che hai visto. Mi piace esprimermi attraverso la danza ed è una cosa che mi riesce molto bene. E poi anche, scusami, visto un po' le chiamatine che sono arrivate, io spero che Maria, che mi sta guardando, e io lo so, possa magari prendermi tra i suoi la Madonna, intendi, ragazzi. Perché Emanuela ha ricevuto una telefonata, diciamo, da lui, ci siamo capiti? Sì, da lui proprio, lui, vabbè. Da lui, dai. Lui? Beh, diciamo, presidente del, non, della concorrenza. Vabbè. Quindi Emanuela, insomma, si sta dando da fare per farsi notare come quello che è, un artista a 180 gradi. C'è una videochiamata per Emanuela. Una videochiamata adesso, durante l'intervista, Alessandro? Sì. Cara Emanuela Fanelli, ma trasferisciti qui a Milano, lascia i romani, lundini, ma vieni a lavorare a Milano, che c'è la nebbia, la lucanica, il risotto, vieni a Milano, Emanuela! Oh, anch'io sono venuto a Milano e ho lasciato Genova. Lascia assolutamente Roma e vieni qui. Milano t'aspetta con il panettone in mano. Buonasera. Lo so, grazie mille, ciao, ci sto pensando. Ma quindi era il signore quello che mi avevi detto che ti aveva chiamato. Ah, io ho capito che era... Capito, ci sto pensando molto, sinceramente. Beh, lui comunque è un buon vabbè, poi io l'ho conosciuto. Tu non pensavi lui? No, avevo capito il presidente del... Io pensavo, avevo capito lui, nel senso proprio lui. Ha pure detto, Maria mi vede, cioè, io ho capito una roba religiosa. Una cosa mistica, no. Vabbè, lui no, comunque è un grande, Come lo vedi... È così. Non me l'hanno detto, Pure a me, perché uno all'inizio c'ha un po' l'idea di capirà, e invece no, un pezzo di pane, mi hanno detto, sì. Comunque i più grandi sono sempre i più umili. Cioè esatto, questa è una grande verità. Vabbè, comunque, come si dice, bocca al lupo, no? Buono, se ti cominci a trovare lì. E noi salutiamo tutti gli amici di Fininvest che appunto hanno Mediaset, che hanno scoperto Emanuela. Dai, in bocca al lupo. Scusa, a proposito, mi fai quella...
quella dedica musicale, quella che mi fai sempre. Ah, okay. No, ma sì, dai, ok, ti prego, ci stava benissimo. Ci stava. No, non la posso fare, Emanuela, non la posso, non c'ho lo strumento per farla, quella aspetta, non la posso aspetta. Fare con la band e basta. Ecco. Ah, tu già sapevi che... Non so se la band la sa. Dai, la sa. Quella... Vai, ok, facciamo. Dai. Vabbè. Splash! Perché poi qua va dissolvendo, partiva no? Sempre quasi un'altra cosa, l'originale sì. È così. Insomma. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte Emanuela Fanelli, buonanotte Bazzanicchi e buonanotte Alessandro. Noi siamo rimasti Alessandro Borghi, siamo rimasti senza la sigla. Sì, buonanotte Valerio Vabbè. Londini pure. È questo, dai. Bad.